Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Allora, oggi per me è domenica, però per voi è martedì. Cioè, vedrete questo video di martedì. A venerdì ho fatto la pizza, la vedrete successivamente. Ho fatto, insomma, l'ho registrata, per cui vi lascio la ricetta giù nell'info box. La faccio così, ovviamente, non è niente di che, potrete fare la pizza, non è niente di che, insomma. Però mi faceva piacere condividerla con voi. E poi vi voglio far vedere fuori perché abbiamo montato il divanetto fuori. Non vedrete cuscini perché per adesso non li ho messi perché domani dovrà piovere. La settimana scorsa ha piovuto tutta la settimana, per cui non li ho ancora messi. Però comunque vi faccio vedere la base e poi magari vi lascio la foto per farvi capire come si vedrà con i cuscini. E poi vi voglio far vedere anche il giardino, l'orticello che abbiamo piantato e insomma i fiori che abbiamo piantato, perché ne ho piantati altri. Poi ragazzi, volevo far vedere, ho lavato il secchietto dell'immondizia e ho visto su TikTok un trucco per far sì che il secchio dell'immondizia non abbia un cattivo odore. Vi faccio vedere io, insomma, che ho fatto per far sì che il mio secchietto, il mio cestello, cestino, non so come lo potete chiamare, non abbia un cattivo odore. Allora ragazzi, ho preso della carta da cucina e poi sopra ho messo degli oli essenziali. Questo qui è eucalipto e quest'altro è olio essenziale di limone. E li ho messi sulla carta, non vi faccio vedere perché li ho già messi. Mettete quante gocce volete e poi ho messo la carta giù in fondo nel secchio dell'immondizia e poi andrò a mettere la busta sopra. E vi ho fatto vedere, ho messo la carta da cucina nel secchietto della spazzatura e poi andrò a mettere la busta della spazzatura sopra, in modo che quando aprite non avrà un odore un po' sgradevole. Ho testato questa tecnica da una settimana e il secchio dell'immondizia non ha così un cattivo odore come l'aveva prima. Provate e magari fatemi sapere. Vi volevo far vedere questi protettori che ho preso per le prese elettriche. L'ho preso per Christian perché ultimamente l'ho visto che andava vicino alle prese elettriche, quindi mi sono spaventata e ho ordinato questi su Amazon. Praticamente vanno a proteggere le prese elettriche, le mettete praticamente, queste funzionano da tappini per la presa. Allora, come dicevo ragazze, funzionano da tappini per la presa e ho visto sul sito Amazon italiano, quindi ci sono anche in Italia, quindi magari se avete dei bambini piccoli oppure siete delle nonne e avete paura che i vostri bambini vadano a mettere le mani dove non devono. Era giusto qualcosa, mi faceva piacere farvelo vedere perché io ad esempio non lo sapevo, me ne ha parlato il mio pediatra e poi sono andata a vedere su Amazon e le ho trovate, quindi adesso mi sento un po' più tranquilla perché sono molto difficili da togliere, cioè dovete premere un pulsantino, per cui non è facile per un bambino, e poi sono molto resistenti, quindi era soltanto una cosa carina da condividere. Ecco qua la ricetta della pizza ragazze, mi faceva piacere condividerla con voi. Io uso questa farina della Riscossa, che è una farina apposta per la pizza di tipo 00. Comunque vi lascio tutta la ricetta giù nell'info box. Io la impasto con la planetaria, però ovviamente si può fare benissimo a mano. Io la planetaria ce l'ho più o meno da un annetto, però prima la impastavo a mano, quindi non è un problema, insomma. Just like a void, but you
Ecco qua ragazzi, ecco qua la pizza dopo che ha lievitato, insomma. Ragazzi, ecco la pizza stesa. Io ho preso semplicemente della passata di pomodoro e ci ho aggiunto semplicemente sale e un po' d'olio e poi dentro c'era già il basilico, però andrò anche ad aggiungere del basilico sopra la pizza. Ecco qua le pizze, ragazzi. Allora, questa è una margherita. Il forno è suonato, pronto. Allora, questa è una margherita. Qui ci ho messo semplicemente del basilico e della mozzarella. E qui invece ci ho messo le olive. E dopo, quando la sforno, metterò dello speck a crudo. E adesso la inforno a 200 gradi per più o meno 20 minuti. Ecco qui le pizze. Vi lascio comunque la ricetta giù in info box. Sono venute buonissime. Faccio un mini svuoto alla spesa. Ho messo tutto qua in modo da farvi vedere. Allora, ho preso yogurt per mio figlio come al solito, 4 litri di latte, questa insalata qui che la mangio per pranzo. Ho preso del formaggio per fare le colazioni a mio marito. Poi ho preso dello speck San Daniele per la pizza che farò stasera. E poi ho preso del caffè freddo, ice coffee, di Starbucks, che è l'unico che mi piace, insomma, questo è senza zucchero. E poi ho preso un pollo, come si dice, allo spiedo, alla brace, per metterlo in insalata. Queste tutte le ossa e poi lo metto nel... E lo uso per me per l'insalata, insomma. Poi questa è la crema per il caffè di mio marito. Poi del burro e del petto di tacchino e dell'aglio, ragazzi. Niente, questa è la spesa, niente di che, insomma. Ragazzi, adesso vi porto fuori nel mio giardino e vi voglio far vedere il mio orticello che ho piantato e poi abbiamo montato il divanetto fuori, il sectional. Insomma, mi faceva piacere condividere con voi un tour del giardino, insomma. Allora, per prima cosa voglio farvi vedere il mio orticello, insomma. Abbiamo piantato soltanto dei pomodorini, un po' di basilico, quello in un peperoncino piccante. E poi qui abbiamo piantato del prezzemolo, quello è un cetriolo, non lo so se farà, insomma, se verrà fuori. E questa è la barbabietola che sta crescendo. Poi lì ci sono dei peperoni. E quella è una zucchina e queste sono semplicemente delle cipolle. Niente di che, soltanto un piccolo orticello, insomma. Allora, qui ho messo altri fiori, sempre delle petunie, e poi vi volevo far vedere come... Ragazzi, non ci sono i cuscini perché ha piovuto, quindi li ho tolti. Queste sono sempre petunie. E poi questo è il divanetto che abbiamo messo. Come vi ho detto, non ci sono i cuscini perché li ho tolti, perché è piovuto. E poi questo è un tavolino che, insomma, si apre, funziona anche da panchetta. Potete mettere anche le cose dentro, insomma. Dopo vi lascerò una foto a fianco per farvi vedere come sono i cuscini. E poi qui ci sono altri fiori. Quello è il tavolo. Ovviamente là ci sono i giochi di mio figlio. E là ci sono altri fiori. Faccio vedere un po' da lontano com'è. E poi quello è il mio tavolino che vi ho detto anche l'altra volta. Poi saliamo qui. Qui ho piantato altri fiori, ragazze, non l'ho più ridipinte bianche perché ma non sapevo se poi mi sarebbero piaciute. E poi ecco qua. E poi qua ci sono altri fiori. Aspettate che vado un po' dietro per farvi vedere. E questo, vabbè, il barbecue. Poi vabbè, c'è casa mia. Ragazzi, questo era il mini tour del mio giardino. Niente di che, molto semplice, però è venuto molto carino. Ragazzi, io chiudo qui il video. È stato un video un po' più corto del solito, però spero comunque vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!